Pronto? Bene, cominciamo. Buongiorno a tutti e grazie della vostra presenza. Quello di oggi è il quarto incontro del ciclo Corruzione, scandalo senza fine, organizzato dal Circolo di Genova di Libertà e Giustizia in collaborazione con Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura. Perché un ciclo di incontri su questo tema? Dopo un quarto di secolo da Mani Pulite, siamo ancora un paese alle prese con un livello di corruzione tra i più alti d'Europa. La corruzione nel paese è ancora sistemica ed è solo cambiata in alcuni aspetti. Cito alcuni dati del rapporto Fondazione RES del dicembre 2016. In Tangentopoli erano coinvolti principalmente i politici nazionali, 58% dei casi, per finanziare i partiti, 42% delle volte. Oggi sono prevalentemente coinvolti gli amministratori locali, 53% dei casi, per arricchire se stessi, 60% delle volte. Gli appalti pubblici restano la torta più ghiotta. Nei comuni sono l'edilizia di lavori pubblici, 83,2%, nelle regioni la sanità, 58,3%. L'indice di percezione della corruzione 2016 di Transparency International, anche se criticato, devo dire, che stima la corruzione nel settore pubblico, pone l'Italia al 60° posto nel mondo e fanalino di coda in Europa, seguita solo da Grecia e Bulgaria. A guidare la classifica dei virtuosi abbiamo Danimarca, Nuova Zelanda, seguiti da Finlandia e Svezia, tutti paesi che possiedono legislazioni avanzate su accesso all'informazione, apertura e trasparenza nell'amministrazione pubblica. Tutti conosciamo gli effetti della corruzione sulle risorse pubbliche, sulla qualità dei servizi, la concorrenza, la credibilità del paese per gli investimenti esteri, la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni, quindi non mi soffermo su questo argomento. Allora, l'obiettivo del ciclo è porre l'accento sul fatto che con adeguati interventi la corruzione si può contrastare. Negli incontri, pertanto, abbiamo chiesto ai relatori di non limitarsi solo alla diagnosi, ma di proporre anche idee per iniziative di terapia. Nel primo incontro, Alberto Vannucci, in dialogo con Vito Monetti, ha presentato il volume Atlante della corruzione, approfondita panoramica della corruzione nel nostro Paese. Nel secondo incontro, Nadia Urbinati ed Elisabetta Rubini hanno affrontato il tema della corruzione ed etica civile. Nell'incontro è emerso con chiarezza che la legislazione repressiva esiste, ma è in buona parte vanificata dalla prescrizione. Nel terzo incontro, Filippo Delle Piane ed Adriano Sansa hanno affrontato il tema della corruzione e sviluppo economico. Il tema dell'incontro di oggi è corruzione ed amministrazione pubblica e sarà sviluppato da due illustri relatori che hanno operato con ruoli importanti nella pubblica amministrazione e che ringrazio vivamente della loro presenza. Anche se molto noti al pubblico genovese, li presento brevemente. Francesca Balzani, avvocato cassazionista, allieva di Victor Huckman. Dal 2007 al 2009 è stata assessora al bilancio del Comune di Genova. Nel 2009 è stata eletta al Parlamento europeo. Nel 2011 è diventata relatore generale al bilancio europeo 2012, seconda donna italiana nella storia del Parlamento. Nel 2013 è diventata assessora al bilancio del Comune di Milano, guidato dal sindaco Giuliano Pisapia, e nel luglio 2015 ha assunto anche il ruolo di vice sindaco. Nel corso del mandato ha sviluppato progetti innovativi come il bilancio partecipativo e il Fondo di Sviluppo Urbano, Fondo di Risorse Pubbliche, Private ed Europee, per finanziare progetti di rigenerazione urbana. Giuseppe Pericu. È stato docente di diritto amministrativo alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano ed attualmente insegna la stessa materia anche all'Università degli Studi di Genova. Come avvocato amministrativista ha prestato la propria assistenza a enti pubblici e imprese nazionali e multinazionali. Nel 1997 è stato eletto sindaco di Genova ed è stato rieletto al secondo mandato fino al 2007. In questo periodo, lo voglio sottolineare, la città è stata interessata da due macroeventi, G8 nel 2001 e Genova Capitale Europea della Cultura nel 2004. All'incontro di oggi
Seguirà martedì 13 giugno la tavola rotonda con Ermete Bogetti, Corrado Del Bo e i relatori di tutti i precedenti incontri. Moderatore il giornalista Marco Preve, dal cui dibattito ci attendiamo emerga una serie di proposte concrete da sottoporre poi nell'incontro finale del ciclo, martedì 20 giugno, al Ministro della Giustizia in dialogo con Michele Di Lecce. E veniamo al tema di oggi. Tema di oggi, appunto, pubblica amministrazione e corruzione. Lo Stato ha introdotto diversi interventi di prevenzione e di contrasto alla corruzione all'interno della pubblica amministrazione, ne cito alcuni. Decreto legislativo 231 del 2001, della responsabilità penale per omesso apprestamento delle cautele organizzative idonee ad impedire reati da parte di dipendenti ed amministratori. Decreto poi potenziato con la legge 190 del 2012, che ne accentua la sua caratteristica pubblicistica per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Nel 2012 c'è stata l'istituzione dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. L'istituzione nel 2012 con la legge Severino della figura del responsabile anticorruzione di cui ogni ente deve dotarsi. E poi il nuovo codice degli appalti, ne cito alcuni principali. Ma si è fatto ancora poco sulla semplificazione normativa, che è una delle cause principali, no? delle difficoltà di seguire sempre tutto, è quello che crea le fessure per entrare poi nelle norme e sfruttarle. E soprattutto sulla trasparenza, importante per il controllo da parte di ogni cittadino. Ma anche inoltre una legge sull'attività delle lobby per rendere trasparenti e documentabili tutti i rapporti con i parlamentari, allo scopo di incriminare ogni forma di lobbismo occulto. Chiunque versa soldi in nero ad un parlamentare commette un reato ed è punito con le stesse pene della corruzione. Questa è una legge che è ancora ferma da tanto tempo. E poi alcuni importanti antitodi sono bloccati in Parlamento e rischiano di essere ulteriormente rimandati in caso di anticipata chiusura della legislatura. Parlo del codice antimafia, che prevede sequestri e misure contro i beni della mafia, che potranno essere applicati anche ai corrotti. Una legge di iniziativa popolare, che ha avuto un enorme seguito, con un enorme bagaglio di firme, rimasto fermo in Senato dal novembre 2015 fino al 27 aprile di quest'anno. E poi, soprattutto, la modifica della prescrizione, prevista nella riforma del processo penale, dopo l'approvazione nel 2005 della prescrizione breve, con la legge ex Cirielli, c'è stata una netta caduta del numero di condanne per reati di corruzione. Ce l'ha fatto vedere il primo incontro, dove c'erano questi grafici. Dal 2005 c'è proprio una caduta delle condanne per reati di corruzione. Ecco, non cito poi le cause che rimangono, leggevo, in 10 anni il 9,2% dei processi non sono arrivati a fine e sono 1.468.000, cioè cifre enormi. Allora, e soprattutto la modifica della prescrizione prevista nella riforma del processo penale. Dopo l'approvazione nel 2005 della prescrizione breve con la legge ex Cirielli, c'è stata una netta caduta del numero di condanne per reati di corruzione. La prescrizione breve costituisce di fatto un'amnistia permanente all'italiana. Questo l'ho sentito. Bene, per concludere, ci piacerebbe conoscere nel corso dell'incontro il parere dei relatori sull'efficacia di queste norme, delle norme vigenti, perché non le ho citate tutte evidentemente. Chiediamo inoltre ai relatori anche qualche suggerimento su quale può essere, a loro parere, l'apporto del cittadino contro la corruzione. Perché, come diceva il regista Michel Moore, la democrazia non è uno sport da spettatori, ogni cittadino deve fare la propria parte. Grazie e passo la parola ai relatori. Grazie dell'introduzione e grazie di essere qui, motivati quindi ad una riflessione su un tema così difficile. Un tema che ha molto appeal giornalistico, perché spesso riempie le pagine dei giornali,
ma che purtroppo poi non riesce ad avere altrettanto appeal quando dobbiamo seriamente considerarlo come uno dei principali problemi del nostro paese. Quando, per esempio, dobbiamo fare uno sforzo di informazione, perché dobbiamo votare, dobbiamo scegliere i nostri rappresentanti, quando dobbiamo prendere decisioni che riguardano il nostro ruolo di cittadini attivi. Prima si è ricordato che la democrazia ci vuole protagonisti, certo. Perché non basta essere buoni cittadini, purtroppo dobbiamo anche fare la fatica di essere cittadini attivi che si informano e che vogliono essere i veri protagonisti della scena pubblica. Ora, in realtà, mi lascio un po' andare a considerazioni libere. Io penso che dentro la grossa parola corruzione così evocativa ci siano tanti comportamenti più o meno significativi, più o meno grandi, ma che sono tutti caratterizzati poi alla fine da un segno comune, quello di piegare il bene pubblico a un interesse particolare. Perché la corruzione, quella che riempie le prime pagine, è quella clamorosa. Soldi dati per fare, per non fare qualcosa, per avere un'agevolazione. Ma personalmente, nella mia esperienza, ho molto spesso anche sofferto con grande disagio quel caso apparentemente più piccolo, la cosa magari piccolina, magari formalmente in regola, che però non va a rispondere ad un bisogno della collettività, ma ha un interesse particolare, una promessa elettorale, la voglia di coltivare o di blandire il proprio bacino elettorale. Ora, non sempre, fortunatamente, questo assurge alla dignità di corruzione, però è l'approccio, il segno capovolto di quello che deve essere lo spirito di chi amministra, quello di avere ben presente che la risorsa pubblica, il bene pubblico, è la materia prima di tutte le cose che possiamo fare o non fare. Noi siamo un paese dove, lo sappiamo benissimo, le opere pubbliche non solo hanno un costo elevato dovuto, ahimè, proprio ad una non perfetta trasparenza e correttezza di tutti i passaggi che arrivano a fare l'opera, ma io ci metto anche nel conto tutte quelle opere che forse potevamo non fare perché non erano così imprescindibili. Ecco, anche questo è un costo che noi paghiamo e forse non necessariamente assurge alla corruzione, ma io trovo che sia un segnale già gravissimo d'allarme quello di dare via libera, dare corso a opere, ad attività, ora dico opere, ma spesso anche servizi, cose che non sono veramente utili e prioritari. Non è corruzione, non lo è sempre, il codice penale insomma non ci permette applicazioni in via d'analogia, ma anche in questo caso c'è lo svilimento della risorsa pubblica, dell'attività pubblica. E potrei andare avanti con mille casi in cui, con più o meno intensa gravità d'azione, si assiste a questo paradosso. Il ruolo pubblico a livello politico viene occupato in un'ottica di scambio, di utilità più o meno grande. Ho promesso all'elettore, devo mantenere il mio bacino elettorale, devo far lavorare quell'impresa che magari mi ha sostenuto, mi ha finanziato. Ecco, poi spesso si scivola nel codice penale, ma alla base c'è una realtà purtroppo deteriorata a livello etico. Ecco, io credo che non si possa prescindere da questo elemento fondamentale, cruciale, perché abbiamo un bel immaginare che si possa trovare la legge perfetta per semplificare, per ridurre, però poi quello su cui credo si debba veramente fare un grosso investimento. E guardate, è lo stesso tema della lotta all'evasione. Non c'è scontrino che tenga se non si fa un grande investimento sulla tenuta e sulla cultura etica di una collettività. Quindi io penso che il primo punto da cui si deve partire è che c'è la corruzione, ma prima, intorno, non so se ne sono il presupposto o il condimento,
ci sono mille comportamenti che quotidianamente si consumano nei ruoli politici, soprattutto da amministratore, ma non solo, perché la storia recente ci insegna che addirittura anche il legislatore talora cade nella tentazione di uno scambio, l'emendamento, la leggina. Ecco che con un'intensità più o meno significativa, quindi di rilevanza penale o meno, ci danno un'immagine di un paese che fa fatica a trovare quella intensità etica imprescindibile per chi vuole amministrare, per chi fa politica, per chi assume la responsabilità del governo di una città, di una regione, ma anche del paese, purtroppo, visto che anche a livello legislativo ci sono stati episodi non splendidi. Una cosa interessante da questo punto di vista, prima l'ingegnere ricordava il rapporto di Transparency, ecco, quel rapporto di Transparency in realtà non fa la classifica dei paesi corrotti, quindi non dice chi è più o meno corrotto, ma come vengono percepiti dagli altri. Quindi, se non sbaglio, peggio dell'Italia ci sono solo la Bulgaria e la Grecia, se non ricordo male. Quindi noi, dai 500 milioni di cittadini europei, perché era un rapporto europeo, veniamo percepiti come un paese che non è affidabile nella gestione dei processi pubblici. E insieme a questa interessantissima analisi di Transparency, è stata poi fatta, mi pare proprio dal presidente di Transparency, una sorta di analisi, indagine parallela. Ed è venuto fuori, intanto diciamo qual è il paese con lo score migliore, la Danimarca, cioè il paese nel quale i cittadini europei hanno più fiducia come paese gestore di risorse pubbliche, dei rapporti pubblico-privato, è la Danimarca. Ecco, in una relazione parallela che fece proprio sempre Transparency, viene fuori che nei paesi nei quali c'è una percezione negativa della capacità di gestire e di in qualche modo sopprimere la corruzione, ci sono anche forti disuguaglianze. Quindi i paesi più corrotti o percepiti tali, perché poi è un discorso di percezione, sono anche paesi in cui c'è più forte la percezione di sperequazioni sociali. Ecco, io trovo che questa sovrapposizione di percezioni, ingiustizia, corruzione, vada un po' al cuore del problema. Perché? Perché se ci pensate, alla fine la corruzione, esprimendosi poi in un abuso, in un uso distorto, in uno spreco, nella dissipazione della risorsa pubblica in senso ampio, tempo, non solo risorsa come denaro, ma anche messa in moto di tanti meccanismi, a volte per fare un'opera inutile, oppure a volte per fare un servizio limitato a pochissime persone, alla fine sottrae la materia prima di un buon governo a quello che deve essere il suo obiettivo, quello di creare le migliori condizioni perché una comunità cresca bene, perché piano piano si superino le disuguaglianze, perché sia sempre più accessibile il servizio pubblico, a cominciare dalla scuola, dalla salute. E allora ecco che quando parliamo del male della corruzione, in realtà parliamo di tante cose, parliamo anche della difficoltà di un paese nel costruire i suoi fondamenti di giustizia, di equità, di benessere e anche di futuro. Ora, l'Italia ha fatto, lo ricordava prima l'ingegnere, un grosso sforzo in avanti negli ultimi anni, soprattutto dal 2010-2012, quando finalmente, è un tema internazionale, non è che poi ciascuno Stato alla fine si può sottrarre al fatto di essere in linea con dei parametri che siano universalmente riconosciuti di minimo sindacale sulla lotta alla corruzione, ha iniziato a varare una serie di provvedimenti che effettivamente hanno dato qualche risultato. C'è stato un modestissimo, direi omeopatico, ma c'è stato anche un miglioramento nel nostro posizionamento a livello mondiale.
Sicuramente è stato utile l'aver istituito l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ma soprattutto credo aver finalmente fatto un'unione seria e costruttiva tra il tema della corruzione e quello della trasparenza. Quindi aver dichiaratamente capito e anche quindi costruito conseguentemente il sistema normativo per far sì che la trasparenza diventi, sia sempre più un fattore di contrasto alla corruzione, questo ha sicuramente stato un investimento che ha iniziato a produrre qualche risultato. Ma trasparenza non nel senso formale, quindi non è trasparenza che serve ad abbattere la corruzione semplicemente la pubblicazione di un fiume di dati inutili, scusate, perché non è che se io ti spiaccico il bilancio di un ente pubblico da miliardi sul sito ho ottemperato al mio obbligo di essere trasparente. La trasparenza da declinarsi sempre più come un vero modo per rendere leggibile quello che fa un ente pubblico. E qui è stato, credo, cruciale avere finalmente reso quasi assoluto il diritto ad accedere agli atti, ad avere informazioni. Quindi non devo essere personalmente interessato per poter finalmente vedere un atto, per conoscere un procedimento, per avere accesso concreto a quello che fa un ente pubblico. Ecco, questo credo che sia il punto forse più innovativo e più importante degli ultimi tanti, sono stati onestamente, interventi legislativi che sono stati fatti. Così come sempre nel senso dell'informazione, quella vera, quello che conta, credo che sia stato molto importante inserire nel codice degli appalti finalmente l'assoluta necessità di avere una leggibilità di quelle che sono le imprese che partecipano, a maggior ragione che vincono gli appalti. Quindi c'è il rating per tutto, è giusto che anche soprattutto le aziende, le imprese che lavorano su appalti pubblici siano tracciabili nelle loro attività, nella loro serietà, quindi che abbiano una affidabilità pubblica e quindi anche misurabile e verificabile. Poi personalmente credo ad esempio che bisognerebbe anche avere, ora parlando degli appalti, un approccio sempre più pragmatico, perché è vero che è molto importante la fase in cui un appalto viene assegnato, insomma lo sappiamo, cosa cruciale, l'indicazione per il bandi, le linee guida che sono quelle che spettano un po' nei loro contenuti più generali all'organo di indirizzo politico, poi gli uffici che predispongono i bandi, questa è l'attività più delicata, quella sulla quale poi statisticamente insomma, è più facile che ci siano problemi, e poi finalmente l'aggiudicazione. Ma sappiamo benissimo che una delle cose più delicate sono le famose varianti in corso d'opera, quindi in realtà la parte più delicata della gestione degli appalti non è tanto quella che viene prima, sulla quale effettivamente ormai c'è una legislazione molto importante, ma poi quella che viene dopo. Allora penso che sarebbe veramente importante immaginare proprio una sorta di cantiere trasparente, cioè consentire ai cittadini, anche attraverso per esempio il sito del comune, pensando ai comuni, oppure sì, un sito del comune, perché poi insomma quando si parla di appalti, prima in genere ricordava l'edilizia per i comuni, la sanità per le regioni, ma anche il cantiere della sanità quando si fanno appalti nella sanità, un luogo dove i cittadini possano considerare l'aggiudicazione il punto di partenza, non d'arrivo, e controllare in maniera puntuale, precisa e specifica tutto quello che succede, a cominciare dalle varianti in corso d'opera, che poi alla fine sono il punto sul quale è più difficile e delicato capire qual è la storia ed effettivamente la vicenda che riguarda un'aggiudicazione o un appalto. Quindi una trasparenza da non declinare mai, questo è uno dei rischi che personalmente ritengo più seri in termini meramente formali. Pubblico un fiume di roba, pubblico, metto sul sito e ho fatto.
La trasparenza dà intendersi invece proprio come la creazione di quelle condizioni vere, reali, affinché qualunque cittadino, non un mega esperto di appalti o di bilanci, sia messo in condizione di esercitare il sacrosanto diritto, che ormai è purtroppo diventato anche un dovere, di andare a controllare come viene utilizzata la risorsa della collettività. Quindi una cosa che segna in maniera imprescindibile la lotta alla corruzione è anche questo, un approccio che non sia burocratico formalistico, perché poi si usa tanto questa parola sburocratizzare, che francamente a volte ha dei significati al limite dell'incredibile e dell'inquietante, ma in realtà quello che bisogna sburocratizzare è esattamente l'approccio culturale alle cose. Se parlo di trasparenza devo sburocratizzare il significato della parola, quindi non ridurla ad una mera formalità, ma andare alla sostanza delle cose, farla diventare una materia prima vera che consente con altrettanta realtà ed efficacia lo svolgimento di quel diritto, che significa vedo cosa succede e quindi riesco finalmente a capire come è il mio comune, chi mi governa, se ho dato bene o no il mio voto. Poi ci sono sicuramente tanto abbiamo due grandi attori sulla scena della pubblica amministrazione, insomma dalla Bassanini in poi spesso li confondiamo, che sono diciamo l'organo di indirizzo politico, quindi nei comuni la giunta, gli assessori, cominciare dal sindaco, in regione stessa cosa, il presidente, gli assessori, e poi ci sono naturalmente tutti i tecnici funzionari. E devo dire che purtroppo le vicende di corruzione spesso toccano entrambi i livelli, e anzi spesso in diaboliche sinergie. E qui la mia sensazione, anche un po' non solo per esperienza diretta, ma anche un po' per la lettura sempre molto accurata di queste vicende, che ovviamente ho fatto come tutti voi, un'altra cosa che mi colpisce spesso è l'evento, diciamo corruttivo, ma in realtà continuo a considerare questa parola necessariamente da considerare comprensiva anche di altri comportamenti, collegato alla volontà di semplificare le cose, quindi di saltare i procedimenti, di snellire le cose in maniera un po' brutale, e allora c'è il privato che paga per riuscire ad avere una cosa in tempi più stretti, oppure l'amministratore che è l'assessore di turno che fa una assegnazione violando la necessità di fare una gara pubblica per fare prima, quindi la voglia di avere una risposta a un bisogno, lì bisognava fare la strada, allora ecco che l'abbiamo fatta fare a lui, oppure l'abbiamo fatta fare a quello perché era l'unico che ci assicurava, ho sentito anche questa, una gestione veramente buona della piscina. Allora, un po' questa vestizione dell'evento corruttivo come di un'uscita di sicurezza per riuscire a fare qualcosa che le pastoie della legge non consentono, oppure per riuscire a stringere quei tempi che la burocrazia purtroppo impone. Ecco, questa è una cosa che mi ha sempre lasciato sconcertata, perché pensare che si debba fare un'assegnazione praticamente diretta a quella società, perché è quella che garantisce meglio la gestione della piscina, è come dire che allora abbia sbagliato tutto da sempre nell'immaginare le procedure di evidenza pubblica come le migliori per trovare il contraente ideale. Quindi la semplificazione normativa sì, ma attenzione, perché spesso in realtà è il miglior alibi di chi viola la legge per riuscire a fare i fatti suoi. La semplificazione normativa la vedo un elemento importante per combattere la corruzione in un caso, vi faccio l'esempio più clamoroso, l'utilizzo dei fondi europei. Lì c'è una tale e terribile difficoltà nel riuscire effettivamente a utilizzare quelle risorse che poi si crea una sorta di paraprofessione del facilitatore. Allora, ecco, la normativa veramente troppo complessa e quella normativa che però condiziona il mio esercizio, dell'esercizio del mio diritto, cioè quello per esempio a partecipare a un bando europeo. Allora lì sì che quella diventa
per usare il linguaggio dell'anticorruzione, una circostanza che crea rischio. Per cui la normativa che effettivamente rende azionabile un diritto o possibile, concreta, l'opportunità di fare qualcosa o altrimenti di non farla, quella sì, deve essere sempre il più possibile a portata di cittadino per evitare che possa avere un prezzo superare quelle difficoltà, superare quegli ostacoli e quindi in qualche modo avere l'applicazione di quella legge. Ma attenzione, perché altrimenti si scivola in quella brutale semplificazione, per cui alla fine la normativa troppo complicata, i tempi troppo lunghi, la burocrazia sono l'alibi di chi viola la legge per fare il fatto suo. E poi credo che oggi il nostro paese stia anche scontando un altro grossissimo rischio. Prima vi dicevo che la corruzione fa il titolo, però poi alla fine ci dimentichiamo i nomi, ci dimentichiamo i volti, le storie, per cui poi questi protagonisti di questi eventi così mortificanti per noi tutti, insomma la pagella, Dio salvi la Bulgaria e la Grecia, con simpatia per la Bulgaria e la Grecia, perché essere terzultimi, questi protagonisti poi alla fine spesso ritornano, rientrano, e soprattutto il prezzo più alto che paghiamo è questo, che è un po' un cane che si morde la coda. La corruzione la contrasta un cittadino protagonista che si informa, che vuole sapere, che sente che quello che fa il comune, la regione è suo, è lui, sono le sue risorse, sono il suo tempo, sono il futuro dei suoi figli. Purtroppo però la corruzione, l'evento corruttivo abbassa la fiducia, e con la fiducia bassa scende la voglia di protagonismo dei cittadini e soprattutto la percezione di una corruzione diffusa è uno degli strumenti, è proprio una cosa sociologicamente dimostrata quasi in maniera matematica, dei populisti. Cioè i populisti prendono la lotta alla corruzione come una delle più grandi, poi alla fine, armi di propaganda. Allora dobbiamo stare attenti e lavorare proprio su questo difficilissimo circolo vizioso. Cioè, la corruzione ci fa disamorare dalla cittadinanza attiva, ma più cittadini si allontanano da questo protagonismo civico e più la corruzione trova il terreno ideale, chiaramente, per aumentare il suo PIL. Allora ecco che ogni tanto bisogna invece tenere sempre a mente che non c'è legge che tenga, ma sono solo i cittadini e il loro protagonismo che combattono la corruzione. Sono loro il vero ANAC che può cambiare le sorti del nostro paese. Grazie. Prego. Grazie. Fa piacere essere stato invitato a questo incontro. Penso di essere stato invitato per la mia esperienza di sindaco, no? Grazie della presentazione, ingegnere. Ho detto una cosa inesatta: io ormai sono in pensione anche dall'università da un sacco di tempo, non insegno più ormai. Però no, ragionando per questo incontro, non potevo non far riferimento ad altri momenti della mia vita. Io sono stato sindaco per 10 anni, ma per altri 40 ho insegnato diritto amministrativo, ho fatto l'amministrativista, quindi con temi che attengono sempre all'organizzazione dello Stato e così via. Quello che ha detto Francesca Balzani io lo condivido pienamente, nel senso che secondo me ha toccato con grande garbo quelli che sono i punti fondamentali. La corruzione è male in sé, dal punto di vista etico-morale, ma un elemento distorsivo dell'attività amministrativa gravissimo. Nel senso che in realtà chi deve operare per il bene comune, in realtà opera per un interesse privato, e automaticamente ciò che deve essere fatto da una pubblica amministrazione non viene fatto, o viene fatto male, o viene fatto diverso. Assolutamente ragione Francesca quando dice che
problema è un problema di trasparenza, di conoscibilità dei comportamenti amministrativi, e la trasparenza è una componente fondamentale di quella che dovrebbe essere un percorso democratico, perché poi alla fine dei conti il tema è quello di una democrazia attiva. Ha ragione anche quando dice che il problema è un problema non solo di tipo regolamentatorio, diciamo così, ma è un problema di costume, di etica. Probabilmente la diffusione della corruzione nel nostro paese trova delle radici profonde in riferimento a delle situazioni di sperequazione sociale. Questa è una chiave di lettura, ma probabilmente ci sono anche ragioni storiche. Questo discorso di carattere assolutamente generale, totalmente condivisibile, però mi ha fatto sorgere il problema, e forse anche nell'introduzione era stato sottolineato, e cioè di che cosa possiamo fare, quali sono i rimedi che possiamo introdurre, esistono dei rimedi. Io come sindaco ho vissuto delle esperienze particolari che mi possono aver suggerito dei comportamenti e degli atteggiamenti. Una prima considerazione, e anche qui mi riallaccio a Francesca Balzani. Io ho avuto l'occasione di partecipare alla stesura della legge 241 del 1990, che è una legge fondamentale del nostro ordinamento, sul procedimento amministrativo. Ci riunivamo per formulare questa legge, siamo alla fine degli anni Ottanta. La legge poi diventa legge nel 1990. Questa è la prima legge in Italia che introduce il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ricordo ancora che quando la presentammo, la commissione di studio che era stata istituita, presieduta da Nigro, quando la presentammo agli apparati ministeriali, trovammo delle resistenze fortissime. Dice, ma come? Tutto quello che stiamo facendo possono venirlo a vedere i cittadini? Allora è cominciato, ricordava Balzani, il concetto di l'interessato soltanto può chiedere. C'era la discussione che cosa mettere a disposizione, una delle, diciamo, delle ruse, delle furbizie che veniva ad essere utilizzata, si metteva a disposizione del povero cittadino che chiedeva l'accesso ai documenti un faldone alto così, senza la possibilità di fotocopiarlo, ma doveva leggerlo velocemente e in qualche modo prendere appunti e così via. Da allora, dal 1990, il nostro ordinamento è evoluto in modo rilevantissimo. Io ho letto la legge 190 del 2012, che è stata citata, ed è una legge che organizza sull'affetto di decisioni, di indicazioni europee, poi sostanzialmente, che organizza da un'organizzazione strettamente finalizzata, da un lato a garantire la piena trasparenza dell'azione amministrativa e dall'altro a organizzare al suo interno dei meccanismi di controllo. Qualsiasi grande impresa ha dei sistemi di audit per verificare se le cose vengono fatte tempestivamente, vengono fatte bene, o se ci sono delle distorsioni. Quando sono diventato sindaco nel 1997, di tutto questo non c'era alcunché. Si cercò di introdurre qualche elemento, ma eravamo sostanzialmente all'anno zero. Si discuteva se in realtà un cittadino chiedeva certa documentazione. Mi ricordo che in pochi casi gli uffici dicevano no, non può essere data. Intervenivano, mi sottoponevano la questione e così via. Oggi abbiamo all'interno di ciascun apparato amministrativo, dovremmo avere l'individuazione delle zone sensibili, dei settori dove più c'è rischio che si verifichi fenomeni corruttivi, e le pubbliche amministrazioni gestiscono importanti quantità di denaro e gli uomini, le persone, non sono naturalmente buoni, possono aver voglia di delinquere e desiderare mettere le mani su quel denaro.
Quindi individuare le zone all'interno dell'attività di una pubblica amministrazione dove il rischio è più alto, e può essere un rischio perché c'è del denaro, perché ci sono delle prestazioni che devono essere fornite e così via, è già un primo passo estremamente significativo. Individuare un sistema di piano, una pianificazione, per far sì che ci sia un monitoraggio costante nel tempo dei comportamenti che vengono a essere tenuti è altrettanto importante. Individuare un responsabile per la corruzione, anche questo è un dato significativo. Francesca Balzani poi ha ricordato il grande principio di trasparenza, che deve poi quello dominare l'insieme dei comporti amministrativi. Tutto questo, secondo me, è un grossissimo passo avanti. Quello che so io, le pubbliche amministrazioni stanno dotandosi di questi strumenti, però siamo nei primissimi anni. Non sono meccanismi che entrano in funzione agevolmente, sono meccanismi che entrano in funzione lentamente nel tempo, perché in realtà devono determinare un modo diverso di ragionare nel momento in cui si fa pubblica amministrazione. Quindi richiederanno un suo tempo. C'è il ruolo dell'ANAC. Anche questo è un elemento positivo, sebbene a mio giudizio l'ANAC deve trovare, direi, una esatta posizione nel nostro sistema costituzionale, perché determinati poteri normativi che l'ANAC si è assunto, anche questa soft normazione che viene a essere fatta, pongono delle problematiche non indifferenti. Però rispetto al quadro che io avevo nel 97 o che ho avuto nel 90, nel 2012 e penso probabilmente nel 2014-2015, un percorso ampio è stato fatto. È stato fatto, ho detto una parola sbagliata, può essere fatto, nel senso che a questo punto si è capito che la corruzione non è un qualche cosa che si combatte inasprendo le pene, a mio giudizio. Le pene devono essere adeguate e corrette. È un fenomeno di organizzazione. O cambia il costume, il modo di ragionare delle persone. C'è più la tendenza a ritenere che quando assumo un pubblico ufficio mi metto al servizio dei cittadini e non acquisisco invece una posizione di potere che posso utilizzare a vantaggio mio e dei miei familiari, dei miei sodali, di chi mi ha eletto e di chi non mi ha eletto. Finché non cambia questo atteggiamento, il problema che noi abbiamo è quello di cercare di introdurre dei meccanismi organizzativi che siano funzionali a individuare coloro che hanno un comportamento sbagliato. Comportamento sbagliato che è molto ampio, non è soltanto l'appropriarsi eventualmente in cambio di un atto amministrativo di una somma di denaro, ma poi ha degli spettri di comportamento estremamente elevati. Questa è una prima considerazione che volevo fare, che è una considerazione che va, diciamo, verso l'individuazione di un che fare che potrebbe essere introdotto. C'è una seconda considerazione che mi sta a cuore e che tiene proprio al settore degli appalti, delle normative urbanistiche e così via. Si è ritenuto da parte di molti, in parte anche dal legislatore, a chi li sollecitava il legislatore, che la definizione di normative estremamente dettagliate, di procedimenti altamente complessi, riuscisse a costringere il pubblico funzionario, sia il politico che l'amministratore, al rispetto di queste regole e quindi impedisse il formarsi di fenomeni di corruzione. Non è così. Anzi, abbiamo verificato in più casi attraverso la ricerca di scorciatoie possibili che la fantasia, diciamo, avvocatesca degli italiani di volta in volta inventano dall'uno all'altro procedimento amministrativo, che in realtà il moltiplicarsi delle regole che debbono essere rispettate per compiere un'attività amministrativa è più facilmente motivo di dare più spazi possibili a un'attività corruttiva. Da parte di, e qui parlo di gruppi di amministrativisti che si occupano di questi temi, se ne sono occupati particolarmente adesso in sede di visione del codice degli appalti,
La tendenza è verso una diversa forma di verifica dei buoni comportamenti dell'amministratore pubblico. E questa tendenza è nel senso, da un lato, di semplificare, se possibile, i procedimenti relativi, ma individuare delle specifiche responsabilità in un operatore della pubblica amministrazione, il quale si assume la responsabilità e il rischio di aver condotto il proprio incarico nel modo corretto. Notate che più è complesso il procedimento, più sono le regole, più sono i soggetti coinvolti. Essendo maggior numero di soggetti coinvolti, aumentano le possibilità di corruzione, ma non solo, diventa estremamente difficile individuare poi i meccanismi di responsabilità. Accennava Francesca Balzani alle varianti dei pubblici appalti. Nel momento in cui questa deve essere valutata da una pluralità di soggetti, diventa difficile poi capire chi ha detto di sì, il sì effettivo. Se invece noi pensassimo a un'organizzazione amministrativa, da un lato più semplificata, che è un modello poi d'altronde di tipo anglosassone, e nel contempo un pubblico funzionario che ha la capacità piena di condurre a termine il procedimento, si assume il rischio del risultato positivo e dell'eventuale risultato negativo, si rende più facilmente operare dei controlli effettivi su, chi è, su cosa ha fatto quell'operatore. La tendenza è in senso opposto. C'è la tendenza a ritenere che imponendo una regola si ottenga il risultato di far rispettare la regola stessa e conseguentemente di evitare fenomeni corruttivi. Il problema della corruzione non si risolve con le leggi, ma si risolve con dei fenomeni di organizzazione corretta. Un altro tema, e poi lasciamo magari spazio alle domande, agli interventi, che mi sta a cuore, perché spesso visto e valutato come c'è stato anche riferimento alle lobby. C'è altri due temi, voglio fare un cenno, anche perché ho visto nel manifesto, si dice, si fa particolare riferimento al sistema politico, cioè al personale politico. Noi abbiamo avuto questa riforma che poi sotto il nome di Bassanini, ma risale a Sabino Cassese sostanzialmente, e cioè della separazione tra il ruolo del politico e il ruolo del funzionario professionale. Sulla base di questo presupposto molto semplice, il politico può essere una persona che di pubblica amministrazione non si capisce nulla. Se io eleggo al sindaco della città un bravo medico o un bravo artista, un uomo, uno scrittore, sono persone che hanno delle qualità estremamente alte per poter pensare al futuro della città stessa, ma in dubbio non hanno una conoscenza del funzionamento di una macchina amministrativa. Al confronto, una pubblica amministrazione sono macchine complesse. Francesca Bastana è stata vice sindaco di Milano, un grande comune, ha un bilancio di qualche miliardo di euro. Come di Genova, anche lui aveva un bilancio, si avvicinava a queste dimensioni, hanno migliaia e migliaia di dipendenti. Occorre dei professionisti dell'amministrazione, occorrono delle persone che abbiano la preparazione professionale adeguata per poter svolgere questo tipo di compito. Di cui questa distinzione, che poi è una distinzione tipica anche questo del sistema anglosassone, tra chi ha la responsabilità politica e che quindi dà degli atti di indirizzo ma che non opera mai nella gestione delle cose, e chi invece è il dirigente che ha la responsabilità gestionale. Quando ero un giovane assistente di diritto amministrativo, i sindaci concedevano e firmavano le licenze edilizie, firmavano i contratti, in realtà tutto era rimesso al sindaco o all'assessore se aveva la delega. Oggi tutte queste cose sono di competenza dei dirigenti e non del sindaco. Malgrado questa distinzione, che a livello teorico è netta, si sono determinate delle interferenze
Perché da un lato il dirigente non c'è molto desiderio a volte di assumersi delle responsabilità e scarica il suo ruolo sul politico. E il politico non vuole vedersi sottratto il ruolo operativo che invece compete al dirigente. E questo determina delle interferenze negative. Io penso che questa distinzione dovrebbe essere ulteriormente ripensata, non per annullarla, ma per meglio ulteriormente definire i reciproci ruoli, impedendo di fatto, nella sostanza, al personale politico di poter operare su atti amministrativi o su atti che poi appartengono all'alta amministrazione direttamente, ma rimettendo in realtà tutti questi comportamenti sostanzialmente al dirigente. Sappiamo tutti che in realtà era un sistema che era stato pensato sul modello americano col cosiddetto spoil system, cioè nel senso cambiando l'amministratore pubblico che abbia anche l'alta dirigenza. L'esempio che tutti fanno è sempre quello dell'amministrazione presidenziale americana, cambiando il presidente degli Stati Uniti il giorno dopo 20.000 dipendenti della pubblica amministrazione federale saltano e ne vengono scelti un altro, certo numero elevatissimo. Da noi non ha funzionato così, doveva nascere così, poi non ha funzionato. In realtà però si sono creati dei sistemi di durata della dirigenza, che poi il dirigente viene in qualche modo a essere ricattato dal politico, il dirigente ricatta il politico, il sistema è inquinato in se stesso. Io penso che questo sarebbe un altro punto che, opportunamente chiarito, potrebbe dare origine a un miglioramento della situazione della corruzione. Un terzo e ultimo punto che volevo accennare, che è venuto in mente perché è assai frequente questo, il rapporto tra il pubblico amministratore e i privati, le imprese private, le associazioni, i buoni gestori della piscina e così via. Cioè, la figura di un pubblico amministratore la si può ricostruire in tanti modi, ma è indubbio che chi fa attività amministrativa non è un magistrato. Il magistrato ha di fronte a sé, e qui ce ne sono magistrati importanti, ha di fronte a sé un fatto, se un magistrato amministrativo un atto, e alla legge. Si confronta a un lavoro difficile, perché ricostruire il fatto per poter applicare la legge è complesso. La stessa interpretazione della legge è un fatto complicato. Il pubblico amministratore si trova di fronte a una situazione, alla legge, deve rispettarla, perché in realtà deve poi perseguire l'interesse pubblico. Il pubblico amministratore è un soggetto, è un operatore che deve realizzare degli obiettivi. Deve costruire la scuola, deve fare il ponte, deve riformare il sistema sanitario, deve organizzare l'Expo internazionale e così via. Cioè ha un obiettivo concreto che si realizza, in cui sostanzialmente persegue degli interessi specifici che nel caso concreto si chiamano interessi pubblici. Nel fare questo rispetta la legge, deve rispettare la legge. Ma l'interesse pubblico come lo si definisce? Nessuno sa cosa sia. È qualche cosa che in realtà la norma nell'attribuire quel potere al pubblico amministratore lo individua soltanto nel suo comportamento, nell'azione che deve svolgere, ma poi nel concreto si puntualizza attraverso un confronto con un assieme di altri interessi in cui la scelta che si va a effettuare va a incidere. Quindi di volta in volta si puntualizza nel concreto dell'esperienza reale, si puntualizza nella vita. E il pubblico amministratore, per poter arrivare alla puntualizzazione migliore dell'intero pubblico, deve entrare in contatto con tutti gli operatori, pubblici e privati, che in realtà sono in qualche modo coinvolti da questa decisione.
Quindi il colloquiare da parte del pubblico amministratore con le imprese private, con le associazioni, con i portatori di interesse particolari è una situazione fisiologica, non è una situazione patologica. È soltanto attraverso questo confronto che si puntualizza l'interesse pubblico. Ma se c'è questa stretta interrelazione, il rischio corruttivo è forte. Qui io penso che l'unica risposta possibile non sia criminalizzare questo confronto, e cioè renderlo sempre un elemento, un indice di un comportamento che può essere negativo perché funzionalizza l'interesse pubblico e gli interessi particolari, ma che invece la soluzione corretta sia quella di renderlo assolutamente trasparente, in modo tale che possa essere verificato in tutti i suoi momenti. E per cui la decisione che poi verrà assunta, che sarà quella che concretizzerà nel caso specifico l'interesse pubblico, sia chiaramente motivata nel senso che ha assecondato uno o l'altro interesse o ha danneggiato l'uno o l'altro interesse particolare con cui si è scontrato. Noi abbiamo la tendenza a ritenere invece che l'interesse pubblico sia un qualche cosa che il pubblico amministratore nel segreto della sua stanza, in confronto di se stesso con l'infinito, riesce in qualche modo a definire. Ma non è così. È un bene della vita che deve essere perseguito e realizzato, e per proseguirlo bisogna entrare direttamente nella vita, nella storia, nella concretezza. Bisogna mischiarsi nelle cose. E questo può essere pericoloso, se chi lo fa non è professionalmente capace, se chi lo fa è tendenzialmente disonesto. Però guardate che è un percorso che non può essere eluso. Se non si fa così, c'è il rischio che, leggendo i giornali, mi sembra alcune amministrazioni corrano, è il non fare, il non perseguire l'interesse pubblico, ma restare inerti. Perché non volendosi confrontare, non volendosi affrontare i rischi che eventualmente questo confronto può determinare, non si fa alcunché. Il che sarebbe un tradimento profondo della missione della pubblica amministrazione e secondo me sarebbe un elemento corruttivo molto grave, reale, perché chi doveva perseguire il bene pubblico in questo modo non l'ha perseguito sostanzialmente per pavidità, per paura. Se noi in realtà però questo rapporto lo arricchissimo attraverso dei meccanismi di conoscibilità ampia, potrebbe essere un rapporto da un lato positivo dal profilo dell'interesse pubblico da perseguire e dall'altro lato potrebbe essere profondamente limitativo dei rischi di corruzione. Volevo fare queste brevi considerazioni, mi auguro che possano essere di utilità. Grazie. Molto, molto. Ringrazio i relatori della bellissima presentazione, molto interessante, e chiedo se nel pubblico ci sono delle domande. Io ne avrei una, ma è molto banale. La mia è: il nuovo codice degli appalti sta dando i risultati sperati? Nel senso che, confrontandomi con esperti, ho fatto anch'io appalti per 20 anni, confrontandomi con esperti mi dicono dei pro e dei contro, cioè sicuramente togliere l'offerta al ribasso, certe cose, però l'offerta economicamente più vantaggiosa richiede tempi più elevati, poi i punteggi lì dall'ANAC, che sono sempre dei problemi un po' con la missione dell'ANAC. Che ecco, esperienza vostra? Se il professore mi permette una risposta sintetica e pragmatica, e non c'è proprio tempo ancora per capire se sta funzionando, presto. Perché sì, di fatto neanche un anno. È cambiato, quindi, anche tanto nel corso dell'anno. Sì, e poi c'è quel
periodo ponte del regolamento che parzialmente disapplicato in fase di disapplicazione, che era la cosa più delicata, certo, quella di disapplicare. Quindi secondo me bisogna fare un altro incontro il prossimo anno. Sì, ad essere sinceri, ci sono alcune cose molto positive che sono quelle che abbiamo ricordato prima, certo, a cominciare secondo me, perché è una cosa veramente talmente semplice che mi stupisco del fatto che abbiamo dovuto aspettare tanto per averla, lo score, capire chi è questa impresa, dove nasce, cosa ha fatto, se è comprata bene, male, no? Cose, chiediamo le referenze quando abbiamo bisogno di una persona di cui fidarci in casa oppure in ufficio, e figuriamoci un'azienda alla quale magari diamo la responsabilità di costruire un ponte. Quindi questo mi sembra una delle cose più importanti. Vediamo effettivamente se tutto questo avrà un'applicazione molto faticosa, perché dall'aprile dell'anno scorso i comuni stanno lavorando per dare una applicazione anche organizzativa, perché come diceva il professor Pericu, alla fine le cose sono anche lavoro d'organizzazione perché funzionino. L'attesa è stata lunga, speriamo che il risultato sia buono. Ecco. Aspettiamo. Speriamo così, però certamente io non sono ottimista. Cose a parte non sono ottimista, perché io speravo che avrebbero, che venisse in essere una legislazione più leggera, sì, più di principio, rimettendo poi eventuali normative di dettaglio a delle strutture operative nei singoli settori. Perché poi fare un appalto per fare un ponte è molto diverso che fare un appalto per una rete informatica, cioè ci sono dei meccanismi. Sì. Invece ci sono stati degli incontri su questi temi, tante discussioni, ma questa linea non ha prevalso. Di fatto hanno un po' modificato il precedente codice. Ci sono poi degli istituti all'interno di questo codice che c'erano già nel precedente codice, che provengono dalla normativa europea, che in realtà trovano difficilissima applicazione. Cioè, io sto ripetendo a memoria dei dati che ricordo male, e quindi apportate pazienza, ma buona parte degli appalti sono tutti aggiudicati al massimo ribasso, mentre invece hanno col massimo ribasso, mentre invece i meccanismi dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che devono tener conto anche di una serie di altri fattori, sono molto limitati, perché in realtà il pubblico funzionario si mette le spalle al muro, dice questo è il ribasso più basso, i numeri sono chiari, e quindi io l'attribuisco a quello che è rimasto più basso. Poi succede che chi ha fatto il ribasso più basso non è in grado di condurre il lavoro, si ferma, mette dei meccanismi di ricatto chiedendo una variante, perché se non fai la variante il lavoro resta lì e la strada è interrotta, il sistema fognario non riceve e così via. Il pubblico amministratore sotto pressione certe volte cede e fa delle varianti che non dovrebbero essere fatte. Un altro tipo di contratto che era stato introdotto, che a me l'ho trovato molto intelligente per gli appalti complessi, è il cosiddetto dialogo competitivo. Cioè si è in presenza di una pubblica amministrazione che deve risolvere un problema molto complicato. Deve fare un appalto all'interno del quale non ha dei progettisti sostanzialmente adeguati, perché se no sarebbe una pubblica amministrazione iperdotata se avesse i progettisti adeguati per tutti i più diversi ambiti di progettualità che possono esserci. E allora si rivolge alla stessa pubblica amministrazione, si rivolge al mondo delle imprese e non al mondo, un tema di quello che accennavo prima, rapporto pubblico-privato, non al mondo dei progettisti, ma al mondo delle imprese, e dice guardate, io ho questo problema, mi date dei suggerimenti. Riceve i suggerimenti del mondo delle imprese e sulla base di questo poi elabora un progetto che poi mette a gara fra quelle imprese stesse o altre imprese che possono essere, attraverso una forma di collaborazione. Di questi non credo ce ne sono stati pochissimi, se non quasi nessuno, mentre invece in altri ordinamenti, ad esempio penso sicuramente a Copenaghen nel mondo danese, sono molto praticati. Questo esempio testimonia
che si crea un rapporto estremamente complicato, perché il comune, se è un comune o se è un'organizzazione, una regione, un ASL e così via, deve da un lato progettare, ipotizzare di voler realizzare una utilità pubblica che sostanzialmente intravede ma che non ha ben definita. Il che significa che entrando in contatto con le imprese riceve delle sollecitazioni, le quali sollecitazioni possono essere oneste o disoneste, cioè non è che siano necessariamente sempre pulite, deve avere la capacità tra queste sollecitazioni di ritrovare poi la soluzione che per lei è preferibile, che è quella che mette a gara. Quindi una compenetrazione di ruoli e di fatto estremamente delicata e difficile, che si può realizzare soltanto se si responsabilizza chi in realtà ha il compito di condurre questi confronti, perché se no non si capisce bene quale possa essere il risultato finale. In ogni caso la tendenza delle nostre pubbliche amministrazioni a tutt'oggi, adesso dopo questo nuovo codice le cose saranno diverse perché è stato eliminato sostanzialmente, era quella del massimo ribasso, che in realtà sembrava garantire tutti, ma in realtà non garantiva l'interesse pubblico, perché l'opera per la quale si spendevano dei soldi di fatto frequentemente non veniva realizzata, si interrompeva perché aveva fatto il massimo ribasso, non era in grado di portare a termine l'opera stessa. Grazie professore. C'è il pubblico, c'è qualche domanda del pubblico? Bene, allora chiudiamo la riunione, un grazie a tutti per la presenza, grazie ai relatori. Grazie a voi.